Come da sempre premesso, non sono né medico né giornalista, né appartengo ad organizzazioni esoteriche, religiose o quant'altro. Sono giusto uno scrittore ed un autore del tutto indipendente, tanto premesso come sancito dalla Costituzione italiana, ho il diritto e dovere di informare, in tutela di ogni genitore che esca con il suo bimbo, nonché di informare il governo stesso, il Ministero della Salute e i mass media affinché ne informino a loro volta la popolazione, dei seguenti quattro dettagli fondamentali. Primo, i bimbi sotto i 2 anni di età non hanno un sistema immunitario ancora ben formato o comunque non è ancora ben funzionante. Di conseguenza, rientrano nella fascia che rischia complicazioni in caso di contagio. Secondo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il Covid-19 ha già ucciso dei bambini, casi rari, mai accaduto. Terzo, i bimbi possono contagiarsi nel momento in cui entrano nell'ascensore, dove il virus è più probabile sia presente in sospensione, specie all'altezza del piccolo, e comunque sulla pulsantiera, per via dell'elevato passaggio di persone. Quarto, quando il genitore tocca la pulsantiera dell'ascensore o la maniglia del portone dell'edificio, in uscita o al rientro, deve assicurarsi di disinfettare subito dopo le dita, altrimenti, nel toccare poi il bimbo stesso, ad esempio per aggiustargli il cappellino, la copertina o dargli una carezza, o tenerlo per la manina che come probabile il piccolo si metterà poco dopo in bocca o negli occhi, rischia di infettarlo vanificando ogni altra precauzione in precedenza presa, fra cui il lockdown, l'obbligo di stare a casa. Supplico pertanto il governo, il Ministero della Salute, i mass media, i miei lettori e spettatori di informare la popolazione di questi quattro punti essenziali, il cui scopo è quello di proteggere almeno i bimbi più piccoli da potenziale contagio. Se non sarò ascoltato e dovessero ammalarsi dei bambini, ne soffrirò moltissimo, ma la mia coscienza, avendo spiegato la verità, resterà pulita, a differenza di quella di coloro dovessero persistere ad ostacolarmi. Aiutatemi ad informare correttamente, se non altro, per amore di quei bimbi e genitori che li amano. Grazie di cuore. Un abbraccio, Adam Cadmon.